Clamorosa la scelta di Diallo. In questo video scopriremo perché il nuovo acquisto della Juve ha rifiutato l'Inter. Seguite tutto il video e conoscerete il retroscena della sua scelta. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Il destino di Thiago Diallo sembrava legato all'Inter fino a pochi mesi fa, con la prospettiva di indossare la maglia nerazzurra nel 2024-2025. Tuttavia, una serie di eventi ha cambiato radicalmente la situazione, portando il giovane difensore portoghese a svolgere le visite mediche con la Juventus nelle prossime ore. Inizialmente, Diallo era considerato un giocatore dell'Inter, con l'accordo che prevedeva un prestito al Genoa fino all'estate. Tuttavia, il giocatore aveva altri piani. Il Lille, suo attuale club, ha giocato un ruolo chiave, spiegando che, senza il rinnovo del contratto, Diallo non sarebbe stato convocato, costringendolo a rivedere i suoi piani. Per non rischiare di essere escluso e privato di opportunità, Diallo ha bussato alla porta dell'Inter per ridefinire l'accordo. La proposta? Prenderlo a gennaio e concedergli un prestito fino a giugno per permettergli di ritrovare il ritmo partita. Una soluzione che, a quanto pare, non è stata gradita dal talentuoso difensore. Il Genoa si presentava come una valida opzione, offrendo a Diallo la possibilità di sostituire Dragusin, ceduto al Tottenham. Tuttavia, la Juventus è entrata in gioco, contattando il giocatore, che ha espresso la sua netta preferenza per un trasferimento immediato alla signora. Su questo colpo di mercato, vogliamo chiederti, qual è secondo te lo scippo di mercato più grande della storia del calcio? Scrivilo nei commenti sotto al video. La scelta di Diallo ha sorpreso molti, considerando la sua promessa iniziale all'Inter. La decisione del calciatore ha radici profonde. La concorrenza all'Inter è cresciuta notevolmente, con gli arrivi estivi di Pavard e il rinnovo di Darmian. Inoltre, l'emergere di Bissek ha complicato ulteriormente la competizione per un posto in difesa. A differenza della Juventus, con Alexandro in scadenza di contratto, Diallo vedrà più opportunità di mettersi in mostra. In breve, la sua scelta ha un impatto significativo sia a breve che a lungo termine. La sua volontà di indossare subito la maglia di un top club, unita alla consapevolezza della concorrenza all'Inter, ha guidato la sua decisione di abbracciare la Juventus. Ciao, e alla prossima notizia!